Hello witches, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Martina e oggi ritorna un video makeup. Wow, da quanto tempo non vediamo, neanche io, cioè io insieme a voi, un video dove mi trucco su questo canale YouTube. Ultimamente mi sto truccando in modo un po' diverso e siccome vi stanno piacendo questi makeup che sto facendo un po' minimal, con pochi ombretti però con strass, è cambiata anche la mia makeup routine totalmente, è totalmente stravolta. Non so se è il periodo, molto probabilmente sì. Questi makeup che faccio ultimamente mi fanno venire voglia di sedermi e truccarmi. Quindi iniziamo subito. Via le bangs da davanti agli occhi. Prima del makeup invece di un primer, dopo che ovviamente ho finito di fare tutta la mia skincare, vado a mettere una protezione solare e in queste settimane ho provato questa qui di Mulac che io sono felicissima perché è capitata proprio a fagiolo. È una crema solare SPF 50 e sono felicissima che un brand come Mulac, super accessibile e cruelty free italiano, abbia realizzato una crema solare con SPF 50 e che comunque il prezzo è anche abbastanza ragionevole, costa sui 17 euro e come noterete, ora che la sto applicando, non lascia la faccia bianca, non ti macchia il viso di bianco come può succedere con alcune creme solari. E poi ha questo profumo all'arancia che sa proprio di estate, non lascia per niente il viso unto o pesante dopo averla messa, cioè proprio è impercettibile, come una crema idratante, è fantastica. Vedete, non sono per niente lucida e si è già assorbita completamente. Come base sono felicissima anche in questo caso di questo, non lo so, i brand italiani quest'anno mi hanno letto nel pensiero, hanno realizzato prodotti che io desideravo. Nabla ha realizzato questa crema idratante colorata. Nonostante io abbia parecchie discromie sul viso, la adoro perché bramavo qualcosa di leggero da mettere sul viso perché, non lo so, non mi va più di mettere fondi, cose pesanti, ma voglio stare leggera, anche perché comunque mettendo la mascherina mi dà fastidio avere troppa roba sul viso e quindi voglio quasi sembrare struccata, no? Perché proprio voglio quella leggerezza lì, quella spensieratezza come quando sono struccata. Però prima di andarla a mettere vado a fare un po' di color correcting con il correttore e vado a mettere il Conceal and Fine di Revolution e lo metto sotto le occhiaie e nelle zone che hanno bisogno di un pochino più di coprenza, ma lo vado proprio a picchiettare così. E poi con un pennello non vado a spalmare il correttore, ma picchietto e premo il correttore sulle zone dove l'ho appena messo. E il correttore lo porto anche sugli occhi. Adesso vado a mettere appunto lo Skin Realist di Nabla e ne basta davvero poco e addirittura io lo metto quasi a volte con le mani. Ne ho messo un pump, ma secondo me, non lo so, vediamo, a volte è pure troppo. E questa è la colorazione numero 2. Questo prodotto è proprio descritto come un tinted balm, quindi una crema idratante colorata, però secondo me, guardate, ha una coprenza ottima ed è leggerissimo. Va ad uniformare l'incarnato e all'interno ha l'acido ialuronico e secondo me è grazie a questo che dopo che lo metti senti proprio la pelle bella idratata e rimpolpata. E vi ho detto che io molto spesso lo metto addirittura con le mani, che è una cosa che non faccio quasi mai, ma essendo proprio come una crema è facilissima da applicare. Sulla fronte metto pochissimo prodotto, davvero giusto un pochino, perché tanto la fronte non ha bisogno di chissà quale coprenza. Se non sono soddisfatta della coprenza che ho ottenuto, ne vado a mettere giusto ancora un pelino, proprio poco poco poco, ne basta davvero poco di questo prodotto, e lo vado a picchiettare tipo qua che sono ancora un po' rossa, con le dita, anche sulle discromie. Ok, una volta fatto questo, guardate com'è la pelle è così bella. Nonostante le discromie, non mi interessa siano completamente nascoste tutte le mie imperfezioni. Mi piace che rimanga così. Non lo so, sono molto viva la semplicità ultimamente. Fisso poi tutto con una cipria. Questa qui è Cleopatra di Erichioba per Cosmify, ma proprio in modo così, veloce, leggero, con un pennello grande in modo da non appesantire la base.
e lasciarla bella idratata. Sopracciglia. Sopracciglia uso due prodotti che sono due mascara per sopracciglia di Lime Crime. Uno è marrone e uno è nero. Il marrone lo metto verso l'inizio giusto per pettinare un pochino le mie sopracciglia perché hanno già abbastanza loro una forma. Nero verso la fine perché così definisce un pochino e scurisce un pochino le sopracciglia. E io alla fine comunque ho una sono fortunata perché ho una forma molto bella di sopracciglia. Ho preso la forma da mia madre e il tipo di sopracciglio, proprio i peli delle sopracciglia di mio padre. Fosse stato il contrario sarebbe stato un disastro. Invece fortunatamente nella pancia di mia madre queste due cose si sono mischiate in modo ottimale. Ultimamente mi piace usare meno ombretti. Non so come mai. Meno ombretti uso e meglio è, non lo so, più mi piacciono i look che faccio. Perché poi vado a addobbare il look con delle pietruzze, con varie cose sugli occhi. Molto editorial come look, se vogliamo. La mia palette del periodo è la The Escape Pod di Kaleidos Makeup. Kaleidos Makeup è un brand cinese che fa dei packaging bellissimi, fantasmagorici. E guardate che palette meravigliosa. Bellissima, davvero bellissima. Non so se creare un altro un look che ho fatto già su Instagram oppure se fare qualcosa di nuovo. Facciamo che oggi invece di usare shimmer uso ombretti rainbow. Così, cambiamo. Facciamo tipo un rainbow high. Prendo quest'altra palette, sempre di Kaleidos Makeup, e vado a prendere il colore pastello. Cioè, guardate, anche solo il packaging come si apre, così magnetica, in cartone, olografico, bellissimo. Comunque prendo questo qui, no, questo qui, e lo metto all'inizio dell'occhio e vado a fare tipo un arcobaleno pastelloso. La cosa che mi piace tanto di questi look è che sono look che non devono essere precisi, perfetti, e sono convinta possano farli chiunque, anche chi non ha tanta esperienza col make-up o non è tanto bravo. Io non è che sia bravissima nel make-up. Lo porto anche un pochino qui, nell'angolo. E continuo poi mettendo il lilla, il fucsia e l'arancione verso la fine. Il lilla di questa palette mi piace un sacco. Comunque non vado a metterne troppi, ma non so se vedete molto. Aspettate che provo ad avvicinarvi un po'. Adesso dovremmo essere un pochino più vicini. Certo che lilla e verde acqua sono due tra i colori più belli, secondo me. Forse è la mia accoppiata di colori preferiti, o forse perché sono i miei colori preferiti, non lo so. Adesso metto l'arancione. Come siamo belli colorati qui. Siccome l'arancione è molto intenso come colore, lo picchietto e poi lo sfumo con un pennello pulito in modo da renderlo più pastelloso. Il motivo per il quale io abbia smesso di fare video make-up è proprio perché ultimamente non mi truccavo e ho perso un pochino la voglia di fare... Non la voglia, l'ispirazione di fare video make-up. Penso seriamente che sia sceso un pochino l'hype dei video di make-up. Mi rendo conto di non essere l'unica persona alla quale sia successa questa cosa. Poi secondo me è normale che dopo un po' che sto su YouTube, fare gli stessi video può diventare un pochino monotono, puoi perdere un po' gli stimoli, è normale secondo me. Soprattutto quest'ultimo anno, che secondo me è stato un grandissimo anno pieno di cambiamenti, ma per tutti, in tutti i modi. È stato proprio un anno di mutazioni, ognuno di noi è cambiato. Passo molto più tempo a fare skincare che a truccarmi, e prima non succedeva mai questa cosa. E invece adesso trovo più stimolante fare una bella skincare. Però sì, fatemi sapere anche voi giù nei commenti se vi sentite come me. Cioè, sinceramente, non lo so, io quasi mi diverto molto di più a fare i video outfit, no? Che ricreo outfit di personaggi famosi, oppure video dove cucino e vi faccio vedere che cosa mangio. Anche se comunque non è che facciano chissà quali views. Però mi piace tanto farli, nonostante non vengano tanto apprezzati, sono i video che preferisco fare. Come ultimo ombretto vado a prendere questo qui, sempre della palette. Questa qui è la
Futurism V Electro Turquoise, e lo metto giusto un pochino qui all'inizio per illuminare questa parte qui dell'occhio. Finito con gli ombretti, adesso passiamo alla parte divertente, ovvero agli strass, ai brillantini. Ne ho di vari tipi, appunto perché ormai mi piace truccarmi solo usando questi strass. Ne ho comprati di vari tipi, vari colori, varie forme, vari materiali, e li trovate su Amazon. Oggi vado ad usare questi qua classici bianchi semplici. Adesso voi vedete il look così, che non ha senso, che magari non è niente di che, ma vi giuro che dopo aver messo gli strass sugli occhi cambierà tutto e sarà tutto più bello, perché i brillantini aggiustano sempre tutto. E la cosa bella è che, come vi ho detto, non ci sono assolutamente regole. Io metto prima la colla e poi dopo ci schiaffo il brillantino. Ho messo tutti i brillantini sugli occhi, adesso vado a mettere solo il mascara. Con questi look non mi piace mettere le ciglia finte, ma preferisco mettere solo il mascara messo bene, ciglia belle pettinate. Questo qua è il Vicious Mascara di Nabla, che è il mio mascara preferito del periodo, perché pettina proprio bene le ciglia e le allunga e ha un effetto pazzesco. L'unica cosa che può essere un pochino noiosa di questo look è proprio mettere i brillantini uno a uno sugli occhi e anche dopo andarli a togliere. Non è una cosa bellissima da fare, diciamo, non è proprio divertente, però si può sopportare. Abbiamo praticamente finito il look, adesso vado a mettere blush e illuminante. Come blush vado a prendere la palette Fetish di KVD Beauty e mischio il colore rosato e arancione e abbondo col blush. E lo metto qua in alto però, tanto blush, ma solo nella parte alta dei miei zigomi. Ovviamente anche sul naso, eppure tanto. Effetto tipo bruciata da una giornata passata al mare, che magari, spero che accadrà presto questa cosa. Non faccio una vacanza seria al mare da tantissimo tempo, cioè al più presto devo scappare al mare e starci, ma minimo una settimana. Come illuminante prendo questo qui di Juno, che è The Moon, la luna, e ne metto giusto proprio un velo qua, così, un po' sulla punta del naso. L'ultima cosa che vado a fare è mettere un burro cacao colorato sulle mie labbra. Questo qua è di Lotti London per Lila Loves ed è un burro cacao che va a colorare un pochino le labbra. E voilà, questo è il look da tutti i giorni che realizzo ultimamente, che mi piace un sacco. Questo è uno dei tanti look con gli strass che faccio e ogni giorno mi viene voglia di farne uno diverso, magari con un eyeliner colorato o un eyeliner che parte da sotto gli occhi e basta. Questi sono i look che mi piace fare ultimamente. Fatemi sapere giù nei commenti che cosa ne pensate del look e se anche voi state sperimentando con altri tipi di make-up. Onestamente pensavo venisse un pochino più leggero come look occhi, però sono soddisfatta, mi piace molto. Bene, il video è finito. Mi raccomando, stay positive and be kind. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Mua!